Ora parliamo dei comandi al volante. Dalla parte sinistra abbiamo il tasto per attivare e disattivare il limitatore di velocità, attivare e disattivare il cruise control, il tasto pause e play e il tasto ok per dare la conferma. La levetta che si trova nella parte sinistra del volante viene utilizzata per selezionare la velocità e viene cliccata per decidere la distanza dal veicolo che ci precede. Mentre nella parte i tasti per alzare e abbassare il volume, la cornetta per rispondere alle telefonate e il tasto con il microfono per accedere all'assistente vocale della macchina o del telefono. La levetta questa volta viene utilizzata per accedere alla lista delle stazioni radio.